Bentornati in cronaca, qui con voi Simone Cappellaro in diretta dal Palasport di Via Peruzza qui a Torre di Pordenone per l'ultima partita di giornata, seconda partita del girone D. Si affrontano per questa ultima partita Castelnuovo Scrivia e la Peperoncino Libertas. La partita precedente ha visto la vittoria della Oro Rosa Bergamo ai danni della Stella Azzurra Roma, quindi la vincente di questa gara andrà a sfidare domani le romane, mentre la perdente affronterà proprio Bergamo. Guardiamo i quintetti in campo per le due formazioni. Per Castelnuovo Scrivia in maglia bianca la numero 9 Tibaldi, numero 23 Melucci, numero 33 Melucci, due Melucci, scusate, Alessia Melucci con il numero 23, numero 33 Giulia Melucci, con il numero 16 abbiamo Carlotta Cocuzza, e a completare il quintetto la numero 7 Rebecca Catto, la capitana. Ancora 0-0 il parziale, mentre per Peperoncino Basket con il numero 15 Fabrizia Springer, con il numero 12 Beatrice Cere, con il numero 5 Gaia Giuliani, con il numero 19 Emma Corradini, e a completare il quintetto con il numero 8 Anna Zambonelli. Il basso difensivo conquistato da Cere, che gestisce il primo possesso per Peperoncino. Palla persa dalla formazione emiliana, che è arrivata prima nel girone di qualificazione, perdendo una sola partita. Ha battuto l'Eudora Ravenna ai quarti di finale, le semifinali contro Rimini, la finale ha perso contro Parma Basket Project, ma ha battuto la Magnolia Campobasso nello spareggio per accedere alle finali nazionali. Tanto Castelnuovo Scrivia va a segno con la prima tripla di serata di Capitan Catto, che poi sporca questo passaggio. Deve ancora superare la metà campo Peperoncino con 3 secondi in meno per farlo, quindi solo 5 secondi per le ragazze emiliane in maglia granata. Superata la metà campo, riceve Springer, partenza in palleggio di Zambonelli che perde palla, recupera tutto Alessia Melucci, Cocuzza, ancora Catto da 3 punti per il 2-2, e subito Rebecca Catto firma il 6-0 per Castelnuovo Scrivia, e subito time out immediato per coach Federico Gatti. Castelnuovo Scrivia ha sempre vinto nella sua fase di accesso alle finali nazionali, primo posto nella prima fase con percorso netto 14-0, scusate, ho detto una cosa errata, è arrivata seconda nel girone del titolo contro l'Apolismail Torino, che però ha battuto nella finale per accedere alle finali nazionali. Castelnuovo, una squadra che milita a livello senior in A2 femminile, proveniente dal Piemonte, mentre i tifosi del Peperoncino Basket da Pontevecchio Bologna trascinano con i loro cori le loro giocatrici, che sono partite un po' in sordina oggi. 6-0 di parziale in favore delle ragazze in maglia biancorossa allenate da Franco Balduzzi. Rimessa per Peperoncino, attacco gestito dalla 19 Corradini, consegna per Springer,
serie di consegnati sul perimetro, Zambonelli sbaglia un altro layup, la palla sarà per Castelnuovo. Cato alla rimessa, riceve Cocuzza, scusate. Accelera in palleggio la numero 16, trova Alessia Melucci. Finta di consegnato, poi attacca la numero 23, arriva una quasi palla persa, poi Giulia Melucci per Alessia Melucci. Tiro da due punti, colpisce ancora dalla media distanza Castelnuovo Scrivia, il parziale di 8-0. Consegnato di va fino in fondo Springer, che confeziona i primi due punti per Peperoncino. Tre ora Catto in palleggio, blocco di Alessia Melucci. Giulia Melucci in penetrazione, lo scarico per Alessia Melucci, consegnato per Cocuzza. 3 secondi per tirare per Castelnuovo, alza la parabola Alessia Melucci, ma scadono i 24, buon lavoro in difesa da parte di Peperoncino, che adesso affida la rimessa a Giuliani. In veste di playmaker ancora Giuliani, poi la palla va sotto per Cerè, che subisce fallo. Fallo che conduce a 2 tiri liberi per la capitana del Peperoncino Basket, Beatrice Cerè. Primo fallo per Alessia Giuliani. Cerè in lunetta, segna il primo libero. Due su due per la capitana, 8-4, scusate, accorcia Pontevecchio. Cocuzza in penetrazione, si arresta, extra pass di Tibaldi per Melucci, che sbaglia la conclusione. Può andare fino in fondo Giuliani, che sbaglia, poi attenzione, mette male la gamba in caduta Catto. Vediamo se, speriamo nulla di grave per lei. Viene aiutata a tornare in panchina Rebecca Catto, che aveva iniziato la gara alla grande con due bombe. Sfortunatissima la capitana del Castelnuovo Scrivia. E riceve l'applauso del pubblico del Palasport Flora di via Peruzza. Entra al suo posto Aurora Fossati con numero 12. Cocuzza consegna per Alessia Melucci, altro consegnato per Cocuzza, blocco di Melucci, subisce fallo Cocuzza, il fallo di Springer, primo fallo. Rimessa dal fondo per Castelnuovo. Affidata a Tibaldi. Melucci rinuncia al tiro, finta di consegnato, attacca ancora Alessia Melucci. Cerca l'assist per Cocuzza, che stava tagliando. Palla persa per l'autosped Castelnuovo Scrivia. Fallo fissato ai danni di Giuliani, il fallo è di Fossati. Springer alla rimessa laterale, riceve Giuliani, riceve Corradini,
Cere chiude il palleggio, trova sul perimetro Zambinelli. Cere, il tiro della disperazione, sbaglia. Cocuzza controlla il rimbalzo. Alessia Melucci si prende il tiro dalla media, a segno la numero 23. Assist di Tibaldi. Springer ancora libera di attaccare. Riceve Corradini. Cosignato per Cerec, finta il tiro, buon aiuto difensivo di Melucci. Si prende la linea di fondo, Springer, non c'è fallo. Fossati a rimbalzo difensivo, lancia il contropiede per Alessia Melucci che non guardava. Brutta scelta di Fossati in questo caso. Poi Cerec getta alle ortiche la palla. Sbaglia anche Giulia Melucci. Esce Giuliani con la palla in mano. Preferisce rallentare la playmaker di Pontevecchio. Cerec fino in fondo, alza la parabola ma sbaglia. Cocuzza, gran palla questa per il taglio di Tibaldi. 12-4 in favore dell'Autosped. Ha iniziato meglio Cocuzza, recupera una palla. Alessia Melucci rallenta. Cocuzza si prende la mano destra. Tibaldi, altro panetto, scarica per l'Autosped e a segno ancora Alessia Melucci. Niente male l'inizio di partita di Castelnuovo Scrivia, che sfrocca la retina con regolarità dalla media e lunga distanza. Cambi per entrambe le squadre, fuori Giulia Melucci, al suo posto è entrata con la numero 14 Costanza Roggero. Due cambi per Pontevecchio anche. Entrata con il numero 13. No, scusate, con il numero 22 è entrata Manganelli. Che attacca proprio ora ma sbaglia. Rimbalzo offensivo di Zambonelli. Springer, fallo di Fossati. Che manda in lunetta per due liberi Fabrizia Springer. Entrata anche la numero 1, Maya Macor, per il Peperoncino Basket. Cambi per entrambe le squadre, rientra già Cere al posto di Zambonelli. Esce Fossati, gravata di due falli, entra al suo posto la numero 13. Canepa. Fuori bersaglio il primo libero di Springer. Zero su due, va rimbalzo offensivo di Cere che pensa per un attimo il tiro, poi serve il taglio di Springer che subisce fallo. Andrea Lunetta per altri due liberi, sperando in miglior fortuna rispetto all'ultimo viaggio che ha visto fare un 0-2. 14-4 il parziale, due cambi per un cambio a testa per entrambi gli allenatori. Fuori Alessia Giuliani per Castelnuovo Scrivia e fuori, scusate, Alessia Melucci e per Castelnuovo Scrivia e Giuliani per Pontevecchio. Entrata Baroncini per Pontevecchio, mentre dentro con il numero 10 Buzzi per l'Autosped. Segno stavolta Springer, riporta sotto la doppia cifra lo svantaggio, 14-5.
1 su 2 per la numero 15, rimbalzo di Buzzi. Tibaldi sfrutta il blocco di Buzzi, viene servita il numero 10, non controlla la palla che sarà per Pontevecchio. 3 minuti e 40 alla fine del primo quarto di gioco, 14 a 5 il parziale. Riceve Makor, consegnato per Springer. Cere cambia mano, poi si arresta, passo e tiro della numero 12, gran canestro di Beatrice Cere, che porta sul meno 7 le sue compagne, 14 a 7. Buzzi per Tibaldi, la numero 9 in virata in palleggio, Cocuzza perde l'equilibrio e il pallone. Cere in transizione trova Manganelli che va a segno, 14 a 9, time out immediato per coach Balduzzi per tamponare l'emorragia. Mini parziale di 5 a 0 per il peperoncino Pontevecchio, con 3 minuti scarsi da giocare ancora in questo primo quarto. Grazie mille. Avevamo. Ma basta che vai sul sito della FIP. Cosa? FIP. Non c'è, che non è ancora caricata. Come l'ho caricata? Guarda. No, non qua, no, sul live. Vai sulla home page della FIP. Vai lì, bravo. Acquista il tuo biglietto. Ah, qua. Come l'ho preso io? Magari avevo sbagliato di un punto. Di nuovo in campo le due squadre, rimessa affidata a Castelnuovo Scrivia, che può attaccare con la numero 14 Roggero, servita a Canepa che sbaglia la conclusione. Cerea rimbalzo difensivo, Makor per Cere, consegnato per Springer, come vi è stato giustamente corretto dai tifosi di Pontevecchio. Subisce un fallo la numero 15, andrà in lunetta per due liberi. Sbaglia il primo, Fabrizia Springer. Uno su due. Arriva un cambio, esce proprio Springer, al suo posto entra con il numero 3 Cockram. Cambio anche per Castelnuovo. Entra Giulia Melucci al posto di Costanza Roggero. Ha accorciato sul 14 a 10 Pontevecchio. Tibaldi per Melucci. Buzzi consegna a Canepa. Sì. Cocuzza perde palla dopo un contatto. Makor può accelerare, poi preferisce trovare Manganelli. Cockram per Cere, la capitana, porta a spalle a canestro la sua avversaria. Poi Baroncini per Manganelli. Arresto tiro della numero 22. La palla si arrampica sul ferro, ma entra
trova il fondo della retina e anche il canestro del meno 2, 14 a 12 e dopo il più 10, parziale di 8 a 0 aperto per Pontevecchio. Melucci per Tibaldi, Buzzi consegna a Cocuzza e finta la numero 16 che trova Buzzi che sbaglia la conclusione. Manganelli, ben letto questo passaggio da Tibaldi. Dai, vai con Cocuzza, alza la parabola a Tibaldi che sbaglia però. Cere, rimbalzo difensivo, preda di Baroncini. Ancora Cere quando ci avviciniamo all'ultimo minuto di primo quarto. Fino in fondo Macor, subisce un contatto, rimane a terra la numero 1. Si rialza lentamente. Nel frattempo Melucci, Giulia Melucci va a depositare i due punti del 16 a 12. Pronta a rientrare Giuliani per Peperoncino. Sbaglia Cochram da sottomisura. Cocuzza. Extra pass di Canepa per Buzzi. Tripla segno della numero 10. Castelnuovo Scrivia punisce dalla lunga distanza con discreta continuità in questo primo quarto. Si vuole prendere l'ultimo tiro del quarto, c'era minima discrepanza tra i cronometri. Macor si alza per la tripla lunga e finisce così il primo quarto di gioco. 19 per l'Autosped Castelnuovo Scrivia, 12 per Peperoncino Basket Pontevecchio. Oh, vabbè. Doppia, come volete. Perché siamo romani, sembra. Ah, boh, ok. Ci hanno raggiunto in postazione i coach di Sellazzurra Roma e Ororosa Basket Bergamo che si sono affrontati nella sfida precedente. Ha avuto la meglio Bergamo. Un commento sulla gara da parte di chi ha vinto prima. Allora, vabbè, è stata sicuramente una buona partita, almeno siamo riusciti a imporre il nostro ritmo, che era un po', insomma, il piano partita che avevamo. E primi due quarti noi sicuramente positivi, e poi dopo chiaramente abbiamo un po' calato intensità, insomma, nel quarto, merito pure della Stella Azzurra che comunque non ha mai mollato e è riuscita sempre a rimanere, sempre, insomma, a tenere la partita viva. Un buon inizio e chiaramente non abbiamo fatto niente ancora, domani si torna in campo. È arrivata una sconfitta invece per la Stella Azzurra, ma comunque qualcosa di positivo si può comunque trovare in un esordio, insomma, alle finali nazionali. Intanto esattamente l'esordio alle finali nazionali, queste sono ragazze che è la prima volta che affrontano questo tipo di esperienza e quindi anche la capacità, l'occasione di capire che cosa succede fuori la propria regione. Quindi sapevamo noi tecnici che sarebbe stato un impatto importante, adesso lo sanno anche le ragazze. Chiaramente il positivo e il negativo di aver giocato con Bergamo subito è perché loro hanno ritmo e intensità che è quello che a volte manca con i propri campionati regionali e qui l'abbiamo affrontato subito, però le ragazze sanno bene cosa stanno facendo, quindi oggi recupereremo e poi vediamo domani quello che andrà. Grazie mille a tutti e due, adesso seguirete questa partita che chiude il girone. Un pronostico volante dopo il primo quarto? Oh mamma, mi sembra una partita abbastanza combattuta. Scrivia in questo momento qua sta tirando benissimo, Bologna ha fatto una scelta di chiudere abbastanza l'area e per adesso Scrivia ha risposto presente perché sta segnando da fuori veramente tutto. Vediamo se riesce a mantenere queste percentuali però per i 40. È da vedere come funziona nell'arco dei 40, perché poi tenere queste percentuali per 40 minuti, se lo fanno sono brave, effettivamente sono brave, quindi il pronostico sarebbe scritto, però sono sempre ragazze che hanno 15 anni e quindi può sempre succedere tutto. Grazie mille a tutti e due, in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Ritorniamo in cronaca, punteggio invariato, 19 a 12, ancora il parziale tra le due formazioni, ma arriva l'anticipo di Tibaldi in questo momento, che poi però perde la maniglia, recupera Manganelli, palla 2
fischiata dall'arbitro, freccia che premia Pontevecchio, che è in campo con Giuliani, Maccor. In questo momento Maccor sostituita dalla numero 19 Corradini, a completare il quintetto Baroncini. E intanto tripla immediata Springer, intanto tripla immediata presa dalla neoentrata. Corradini non colpisce neanche il faro sul suo tentativo da tre punti. 19-12, immutato ancora il parziale. Cocuzza consegna per Roggero. Giulia Melucci per Cocuzza, finta di consegnato. Tibaldi trova Buzzi. Buona circolazione di Castelnuovo Scrivia, che libera Roggero e continua a far male dalla media distanza, come avevano detto anche i due coach di Stella Azzurra e Ororosa Bergamo, ovvero Monica Stazzonelli e Corradini Massimo. Vediamo appunto se riuscirà a far male in tutto l'arco della gara dalla media e lunga distanza Castelnuovo Scrivia, mentre segna Corradini e dà ossigeno all'attacco bolognese. Altra bomba è per Castelnuovo Scrivia. Tibaldi, caldissima la squadra biancorossa dal perimetro. Del palleggio Giuliani, fino in fondo Springer che sbaglia la conclusione. Cocuzza mette il turbo e già dall'altra parte tira e segna, subendo il contatto non falloso di Manganelli. Time out immediato per coach Gatti. Rientrano sul parquet le due formazioni. Per Pontevecchio in campo Cocuzza, Roggero, Buzzi, Giulia Melucci e Tibaldi. Springer, Cere, Trocchi, Corradini e Baroncini per Peperoncino Basket, che è sotto di 12 punti in questo momento, 26-14 in favore dell'autospread Castelnuovo Scrivia. Riceve Cere. A segno. Segno Cere dalla media, 26-16, torna sul meno 10 Pontevecchio. Tibaldi, scarico per Buzzi che consegna, o ci prova almeno, viene pressata da Springer. Giro e tiro sul perno per Cocuzza, che trova altri due punti, più 12, 7 minuti alla fine del secondo periodo. Corradini per Springer, Cere, blocco sulla palla portato da Trocchi,
ancora Springer per Trocchi, scendono rapidamente i secondi, Baroncini 5 secondi per tirare, Cere prova la tripla, non va a segno, rimbalzo difensivo di Tibaldi. In questo momento Castelnuovo scrive, serve, sembra averne qualcosa in più in entrambe le metà campo. Cocuzza per Melucci, Buzzi prova un'altra bomba, stavolta non va a segno, palla 2 che premia Castelnuovo Scrivia, e arriva un cambio, rientra Giuliani al posto di Baroncini per Pontevecchio. Ah, ma questo ti credo che è 0-0. Cocuzza dimenticata la difesa, tira completamente fuori bersaglio della numero 16 Giuliani per Springer, Trocchi, Cere può attaccare in palleggio il numero 12, finta, poi scarico per Trocchi, alza la parabola, sbaglia, rimbalzo offensivo di Springer, Corradini deve inventarsi qualcosa con 3 secondi da giocare, sbaglia la conclusione, Melucci a rimbalzo difensivo, apertura per Cocuzza, passaggio dall'altra parte per Tibaldi, Roggero recupera la quasi palla persa, Melucci per Buzzi, consegnato per Cocuzza, 6 secondi per tirare per Castelnuovo, scarico per Tibaldi, Melucci, scadono i 24, non riesce ad andare al tiro Castelnuovo Scrivia, 28-16 il parziale. Rientra Alessia Melucci sul parquet al posto di Letizia Buzzi. Rimessa nella metà campo difensiva per Peperoncino Libertas. Pontevecchio, extra prestito Trocchi per Corradini che rinuncia al tiro. Cere chiama a sé Trocchi per il pick and roll. Springer non trova spazio per attaccare con la mano destra. Ancora Trocchi per Cere che rinuncia al tiro da 3 punti. Infrazione di passi della capitana. Altro attacco a vuoto per Pontevecchio. 28-16, sempre 12 punti di vantaggio per Castelnuovo Scrivia. Tibaldi per Giulia Melucci. Fallo di Trocchi ai danni di Cocuzza. Mentre è pronto un cambio per Castelnuovo, esce proprio Tibaldi, entra al suo posto Fossati, che ha commesso 2 falli nel corso del primo quarto. Roggero per Cocuzza, cerca lo scarico per Giulia Melucci, scusate, per Alessia Melucci che stava tagliando, non si intendono le due. Riceve Corradini che va a impostare l'azione in attacco. Springer, Giuliani attacca in palleggio con la mano destra, scarico per Corradini, tripla piedi per terra dal numero 19, secondo ferro, rimbalzo offensivo di Cere che vuole attaccare spalle a canestro, passa a Trocchi che chiude il palleggio, trova Cere, alza la parabola, Cere tira da 2 punti. La capitana risponde presente dopo qualche minuto di stop offensivo. 28-18, mantiene in corsa Pontevecchio. Serie di handoff sul perimetro per Castelnuovo Scrivia. Fossati per Roggero. Alessia Melucci commette infrazione di passi. E arriva un cambio per Castelnuovo. Fuori Cocuzza, dentro Tibaldi. Giuliani va fino in fondo con la mano destra, sbaglia la conclusione, Roggero a rimbalzo difensivo, serve Giulia Melucci che subisce un fallo, fallo di Corradini,
19. Cambio anche per Peperoncino, fuori Springer. Al suo posto entra con la numero 8 Zambonelli. Fossati per Roggero, palla dentro ancora per Fossati, ben letta da Giuliani che intercetta il passaggio, poi rischia di perderla. Zambonelli per Corradini, Trocchi per Cere, ancora penetrazione e scarico per Trocchi, va fino in fondo la numero 11, arriva al raddoppio a mettere in difficoltà Trocchi che trova Zambonelli che alza la parabola, solo tabellone per lei. Ci avviciniamo agli ultimi tre minuti di secondo quarto. Alessia Melucci per Tibaldi, attacca la numero 9, scarico per Roggero che tocca per ultima e la palla sarà ancora per Pontevecchio. È pronta Manganelli a rientrare sul parquet al posto di Trocchi. Sono pronte anche Cocuzza e Benassi al posto di Roggero e di Giulia Melucci. Tibaldi recupera la palla, Giuliani commette una grossa ingenuità, non riesce ad avvicinarsi oltre i 10 punti di distanza Pontevecchio, nuovo meno 12 adesso, 30-18 il parziale. Cere, bella palla per Manganelli che si gira sul perno e dovrà trovare un gran canestro, ma super assist di Cere col passaggio schiacciato in mezzo alla difesa schierata, 30-20. Alessia Melucci si gira sul perno, sbaglia la conclusione. Cere può accelerare, mantiene il palleggio vivo, non trova compagni, trova adesso Manganelli. Arresto di tiro mancino della numero 22, non colpisce neanche il ferro. E arriva un cambio, è pronta a rientrare Baroncini al posto di Giuliani. 2 minuti e 8 secondi ancora da giocare nel secondo quarto. Tibaldi a gestire il possesso offensivo per l'Autosped. Fossati consegna a Cocuzza per Alessia Melucci. Tibaldi, 3 punti piazzato, sbaglia. Zambonelli a rimbalzo difensivo, fallo commesso da Benassi. Fuori Melucci, al suo posto rientra Buzzi. 1 minuto e 49 per chiudere il secondo quarto. 30-20 per chi difende, ovvero Castelnuovo Scrivia. Corradini per Cere. Baroncini, palla dentro per Cere che viene raddoppiata. Arriva Buzzi in aiuto e per un momento recupera palla. Manganelli chiude il palleggio, serve il taglio di Corradini sulla linea di fondo. Ora Baroncini in possesso di palla, Cere, no scusate, Manganelli si prende la tripla ma sbaglia. Cocuzza, per Fossati che non controlla il passaggio. 30-20, continua a mantenersi stabile questo vantaggio di 10 punti per Castelnuovo Scrivia. Zambonelli rischia qualcosa con questo passaggio per Baroncini che subisce il fallo. Di Tibaldi, rimessa dal fondo in arrivo per Pontevecchio, fuori Fossati e fuori Benassi, dentro al loro posto Roggero e Canepa. Dentro Cere, 12,
poteva attaccare spalle al canestro contro Cocuzza, ma non si fida alla numero 12. Zambonelli, arresto e tiro. Secondo ferro sulla sua conclusione. Canepa a guidare la transizione. Roggero, libera di sparare dalla lunga. Sbaglia stavolta. Cerè a rimbalzo difensivo. 35 secondi alla fine del secondo periodo. Cerè si arresta, tira dalla lunetta, va corto. Il basso offensivo di Zambonelli, Corradini, tripla importante, gira sul ferro ed esce. Molto sfortunata Pontevecchio in questa fase della partita. Poi getta la palla alle ortiche Castelnuovo Scrivia. Doppio cambio, Springer e Giuliani dentro per l'ultima azione del quarto. Escono Baroncini e Corradini. Arriva un cambio anche per Castelnuovo Scrivia. Dentro Benassi al posto di Canepa. Lascia scorrere i secondi, Cerè in marcatura sui lei, Cocuzza chiama a sé il blocco di Springer, si arresta, trova Zambonelli che sbaglia la preghiera dell'ultimo secondo, viene esaurito il cronometro dei 24, quindi 2 secondi e 7 decimi per Castelnuovo Scrivia per tentare qualcosa, chiama timeout coach Balduzzi. Per gli ultimi 2 secondi e 7 decimi di secondo quarto. Ma sei a Udine o sei qua? No. Sei a Udine o sei qua? Sì. No, questa settimana vado a Udine a lavorare la mattina, a mezzogiorno, vengo via, però comunque devo mangiare il volo perché devo essere qua. Ultima rimessa per Castelnuovo, Tibaldi, tiro della disperazione che va corto. E dunque sul tiro sbagliato di Tibaldi si chiude il secondo quarto di gioco, 30 a 20 in favore di Castelnuovo Scrivia. Noi ci risentiremo tra pochi minuti per la lettura delle statistiche e di tutti i dettagli dei primi due quarti e con ovviamente la cronaca di terzo e quarto quarto di questa partita.
7 bianco recuperata. Sì. 7 da 2 bianco. Dentro. Sì. 7 0 palla persa, 4 bianco recuperata. 4 da 2. Dio. Via. Via. Fermo. Fermo, fermo. Che è sempre 4, hai detto? No, sì, 4 o 2. Che posto cane. Questa succede. Ah, ok. Il 4. Bene, ci aggiorniamo dopo. Partire una riga. Siamo arrivati al 4 segnato. Dai che almeno ci mettiamo poco. Poi. Rieccoci collegati dal Flora di Torre di Pordenone per il terzo e quarto quarto tra Castelnuovo Scrivia e Peperoncino Libertas Pontevecchio. In campo per viene resettato il cronometro e il tabellone. In campo per le due squadre, per il ragazzo in maglia granata Springer, Cere Zambonelli, Giuliani e Corradini, mentre per Castelnuovo Scrivia in campo Giulia e Alessia Melucci, Cocuzza, Roggero e Tibaldi. Leggiamo due statistiche al volo. Per Castelnuovo Scrivia top scorers Tibaldi con 7 punti e Cocuzza con 6. Scusate, Alessia Melucci con 6. E anche la sfortunata capitana Rebecca Catto con 6 punti prima dell'infortunio che l'ha costretta alla panchina. Invece Cere 8 punti, migliore marcatrice dell'incontro per ora tra le fila di Pontevecchio. Giuliani viene stoppata da Alessia Melucci. Cocuzza. Serve Alessia Melucci che apre e chiude il contropiede con la stoppata e il layup, 32 a 20. Corradini per Giuliani, Springer per Zambonelli, ancora Giuliani adesso in possesso di palla, cerca Springer, al numero 15 col passo d'incrocio, serve Cere, va su con la mano sinistra, Beatrice Cere. Siamo difesa a zona per Pontevecchio. Chiude il palleggio Tibaldi, trova Melucci, circola ancora la palla sul perimetro. Airball della numero 16 Cocuzza. Cere già dall'altra parte, chiude in anticipo il palleggio. Springer cerca un tiro difficile, solo ferro per lei. Cocuzza per Tibaldi, che chiude il contropiede con un canestro con la mano sinistra, 34-22. Continua a mantenersi il pattern di fine secondo quarto, più 12 più 10 tra le due squadre, non riesce ad accorciare ulteriormente Pontevecchio né allungare ulteriormente Castelnuovo Scrivia. Corradini si alza dalla lunetta, sbaglia il tiro. Roggero per Giulia Melucci, ancora scambiano la palla tra di loro. Cocuzza si butta dentro, non perde il perno, va sul più 14. L'autospad Castelnuovo Scrivia, subito time out per coach Gatti per tamponare l'emorragia. 6 a 2 di parziale in questi primi 2 minuti e 30 secondi di terzo quarto di gioco.
aspetto giusto. Ricordiamo che la vincente di questa partita giocherà domani contro lo Stella Azzurra Roma. La perdente affronterà l'oro rosa Bergamo. Grazie. Acqua. Striglia le sue giocatrici, coach Gatti. Trombe assordanti qui al Flora. Sì, da entrambe le tifoserie. No, speriamo di no. Springer per Zabonelli, ora Giuliani, Corradini. Fino in fondo Springer, scarico per Zabonelli che va a segno dalle medie distanza. Anna Zabonelli, 36-24, esce bene dal time out in attacco il Peperoncino Basket. Palla persa e poi recuperata immediatamente da Castelnuovo Scrivia, soprattutto da Alessia Melucci. Giulia Melucci ora scarica per Alessia Melucci, arresto e scarico. Rogero sbaglia il tiro da tre punti, rimbalzo catturato da Corradini che lancia Zabonelli in transizione, virata dal numero 8. Non viene fischiato alcun fallo. Cocuzza per Tibaldi. Scarico direttamente nelle mani di Cere. Scusate, di Zabonelli. Che perde palla ancora una volta. Cocuzza preferisce rallentare adesso. Fallo commesso da Corradini sul palleggio. Giulia Melucci dimenticata dalla difesa granata, sbaglia la tripla. Cere a rimbalzo difensivo, serve Giuliani, attacca la numero 5, va fino in fondo, sbaglia la conclusione. Springer a rimbalzo offensivo, subisce fallo di Alessia Melucci. Andrea Lunetta per due liberi. Terzo fallo della giocatrice numero 23 di maglia biancorossa. Arriva un cambio. Fuori Giulia Melucci. Dipende. Può essere. Sì. Vabbè, statistiche alla mano. Rimbalzo offensivo di Cere. Corradini per Giuliani. Perde palla nel traffico Giuliani. Ancora zona per Pontevecchio. Prova a batterla con il tiro dalla lunga Melucci. Rimbalzo offensivo di Cocuzza. 38-24, allunga sul più 14 Castelnuovo Scrivia. Zabonelli rinuncia a un tiro aperto da tre punti. Springer per Giuliani. Cere, vediamo la capitana cosa si inventerà dal palleggio. Ottima difesa di Castelnuovo Scrivia, alza la parabola Corradini che trova il fondo della retina. 38-26, ritorna sul meno 12 Pontevecchio. Tibaldi, Buzzi per Cocuzza, extra pass per Alessia Melucci che sbaglia il tiro da tre punti, commette fallo, rimbalzo Buzzi.
Due cambi in arrivo per Pontevecchio. Manganelli e Maccor sostituiscono Giuliani e Springer. Rimessa affidata a Manganelli e possesso affidato a Maccor. Al numero uno serve Zambonelli. Saggio skip per Manganelli. Ancora zona anche per Castelnuovo. Palla persa di Manganelli, la recupera Roggero. Chiude il palleggio Alessia Melucci. Roggero perde palla, poi va a terra tenendosi il ginocchio. Una caviglia, credo. Davvero sfortunato Castelnuovo Scrivia in questa partita, perde due giocatrici per infortunio. Prima la capitana Rebecca Catto, adesso Costanza Roggero con il numero 14. Ovviamente speriamo nulla di grave, che riescano a proseguire nel torneo. Al suo posto è entrata in campo Giulia Melucci. In questo momento serve Tibaldi. Cocuzza ancora per Tibaldi. Buzzi si prende il tiro, sbaglia la conclusione. Zambonelli a rimbalzo difensivo. Conduce anche la transizione Zambonelli. Si resta sul perimetro. Manganelli finta il tiro, va in penetrazione. Fa sportellate. Il canestro non è buono. Infrazione di passi fischiata dall'arbitro. Alessia Melucci per quasi recuperata la palla da Cere. Buzzi per Tibaldi. Alessia Melucci con 4 secondi che diventano 3. Il tiro della disperazione non va a segno. Cere a rimbalzo difensivo, batte Buzzi. Serve Maccor per Zambonelli. Non trova linee di scarico. Invece sì, Maccor conquista la palla. Cere con 10 secondi ancora per tirare. Maccor attacca l'area pitturata, alza la parabola, sbaglia. Zambonelli subisce fallo. E questa è la chiamata dell'arbitro Coda. Fallo subito da Zambonelli. Cadrà un'etta per due liberi. Viaggio lunetta quindi per Zambonelli. Sbaglia il primo libero Anna Zambonelli. Su 2 per Zambonelli, ma rimbalzo offensivo di Cerè. 3 minuti e 5 secondi alla fine del terzo quarto. Maccor da 3 punti, punisce la difesa zona, 38-29. Rompe la barriera del meno 10 Pontevecchio, che risale a 9 punti di margine. Cocuzza per Buzzi, alza l'intensità in difesa. Pontevecchio, infrazione di passi commessa da Buzzi. È pronta Canepa al posto di Buzzi.
Cambio immediato per coach Balduzzi. Ora il pubblico di Peperoncino prova a trascinare le sue atlete. Zambonelli ancora per Macor, si prende la linea di fondo, lo scarico è per Corradini, un attimo pensa al tiro, se lo prende Manganelli, primo ferro, Cerea, rimbalzo offensivo, il fallo penso sia di Cocuzza, a rimbalzo, rimessa dal fondo in arrivo per Pontevecchio. Esce dai blocchi Cere, Manganelli, spara da tre punti, 38-32, e ritorna in corsa Pontevecchio, meno 6 in questo momento, Cocuzza, Tibaldi per Giulia Melucci, ora Cocuzza ancora sfruttando il blocco di Alessia Melucci, i secondi scendono, palla persa della giocatrice in maglia 33 Giulia Melucci. Cere pensa per un attimo al tiro, va in penetrazione, subisce il fallo di Cocuzza, Andrea Lunetta per due liberi, la capitana. Ottimo momento della partita per Pontevecchio, e arriva un cambio, Fossati è pronta a rientrare sul parquet al posto di Giulia Melucci, il pubblico delle ragazze in maglia granata continua ad incitarle. 38-32 in lunetta Cere. A segno col primo libero. Due su due per Cere, 38-34. Sale a quota 12 la capitana di Peperoncino Basket. Grande assist questo di Alessia Melucci per il taglio di Canepa. Da ossigeno con questi due punti a Castelnuovo Scrivia. Palla assegnata a Castelnuovo Scrivia dopo la palla persa di Macor. Rimessa laterale in attacco dunque per Castelnuovo Scrivia. Canepa per Fossati. End off per Cocuzza. Si prende la linea di fondo Fossati. Extra pass per Alessia Melucci. Cadono i 24, disattenzione grave questa di, cadono i 14 giustamente, disattenzione grave sia da parte mia che da parte di Castelnuovo. Ultimo minuto di terzo quarto che sta per incominciare. Cere, blocco di Macor, Manganelli. Scarico per Corradini, tripla della numero 19, 40-37, e si porta a quota impatto Pontevecchio. Questa difesa diventa molto importante in questo momento della partita. Cocuzza, su di lei in marcatura Zambanelli. Macor con l'anticipo può involarsi a concludere la stoppata di Tibaldi in recupero. Giocata difensiva di importanza fondamentale questa, anche perché arriva un canestro dall'altra parte che spinge Castelnuovo Scrivia sul più 5. Canepa trova i due punti su assist di Cocuzza. Ultimo tiro del quarto a pannaggio di Pontevecchio. Cere perde la maniglia. Alessia Melucci per Cocuzza, non tenta nemmeno l'ultimo tiro Castelnuovo Scrivia.
che ha visto dimezzarsi il suo vantaggio, 42 a 37 dal 30-20 di fine secondo quarto. Il parziale quindi è di 12 a 17 in favore di Pontevecchio. L'ha cambiato il toner, ma è la stampante allora. Comunque guarda qua, 12, 14, 6, dillo. Ah, 13. Aggiorniamo le statistiche della partita offerte da Andrea Brusadin e i suoi allegri compagni delle statistiche. Allegri, giusto. Per Castelnuovo Scrivia sale a quota 9 Tibaldi, a quota 8 abbiamo Cocuzza e Alessio Melucci, mentre come già anticipato prima Cerea a quota 12 per Peperoncino, ben aiutata da Manganelli, a quota 9 punti, 7 punti per Corradini, 4 punti per Springer, 2 punti per Zambonelli. In campo per l'ultimo quarto per Pontevecchio Springer, Giuliani, Baroncini, Manganelli e Cerè. Invece per Castelnuovo Scrivia Canepa, Fossati, Cocuzza, Alessia Melucci e Tibaldi. Giuliani a gestire il primo possesso del quarto, va fino in fondo al numero 5, sbaglia. Tibaldi in transizione, serve Alessia Melucci, scambiano la palla le due ali di Castelnuovo. Canepa ancora per Tibaldi, penetrazione con la mano sinistra, scarico per Cocuzza che va ancora in penetrazione, Fossati, long two per lei, sbaglia la conclusione, rimbalzo offensivo di Cocuzza. Tibaldi si prende il tiro fuori bersaglio. Giuliani, passaggio di apertura quasi intercettato da Tibaldi, ma Cerè controlla la palla. Finito per Springer, Manganelli, tre punti piazzato, corto. Springer a rimbalzo offensivo, subisce il fallo di Tibaldi. Andrea Lunetta per due liberi. No, il fallo non è di Tibaldi, scusate, deve essere di Alessia Melucci, numero 23. Buono il primo per Springer, 42 a 38. Mi correggo, l'ultimo fallo non era di Melucci ma della numero 16, Cocuzza. 1 su 2 per Springer, ma rimbalzo offensivo di Cerè che poi perde la palla. Cocuzza esita in palleggio, serve Alessia Melucci, ancora consegnato per il numero 23. Finta di consegnato, riceve Tibaldi, finta di passaggio, poi torna in palleggio sul perimetro Castelnuovo, con 3 secondi deve inventarsi qualcosa Cocuzza. Arresto di tiro fuori misura della numero 16, Cerè, apertura per Giuliani che rischia di perdere palla contro la pressione di Tibaldi. Springer, Cerè, Manganelli, extra pass per Baroncini. Manganelli pensa ancora una volta al tiro, palla arriva dentro per Cerè. Baroncini tenta la tripla, in e out sulla sua conclusione. Vantaggio che rimane sui 4 punti.
attacca Cocuzza, Melucci per Tibaldi, Canepa liberissima di sparare, sbaglia la conclusione, Springer a rimbalzo difensivo, lotta coraggiosamente, conquista la palla, Baroncini per Cerè, ha un vantaggio fisico contro Cocuzza, ma chiude il palleggio al numero 12, Manganelli perde palla in palleggio, si tuffa per recuperarla, la freccia della palla 2 premia Castelnuovo, è pronta a rientrare Giulia Melucci al posto di Canepa. Arrivano cambi anche per Pontevecchio, mentre Cocuzza accelera in palleggio. Alessia Melucci si prende il centro dell'area, layup che non colpisce neanche il ferro, non un grande attacco questo di Castelnuovo Scrivia. Giuliani per Manganelli, Baroncini, serve Springer, scendono i secondi a disposizione delle ragazze in maglia granata, Cerè si mette in proprio, scarico per Giuliani, ma suona la sirena prima che la numero 5 possa scoccare un tiro. Infrazione di 24 secondi, palla recuperata da Castelnuovo Scrivia, è pronta Corradini a sostituire Manganelli. 7 minuti e 3 secondi alla fine del quarto quarto di questa partita. Il parziale di 42 a 38 in favore dell'Autosped, che in questo momento gestisce questo attacco palla in mano. Fossati, virata in palleggio, poi va fino in fondo la numero 12, sbaglia, rimbalzo conquistato dall'altra numero 12, Cerè. Accelera Cerè per Baroncini. Aspetta qualche secondo di troppo, forse Baroncini. Corradini per Giuliani. Si butta dentro al numero 5, sbaglia un'altra conclusione. Fossati per Alessia Melucci. Tibaldi, Cocuzza, prende il centro dell'area. Scarico per Alessia Melucci, si prende il tiro da tre punti. Solo ferro. Sono calate decisamente le percentuali di entrambe le squadre. Springer va fino in fondo, sbaglia il layup anche la numero 15. Fossati in palleggio, virata per battere l'avversario. Al limite dell'infrazione di doppio palleggio. Cocuzza per Melucci che girano, fanno circolare la palla sul perimetro. Castelnuovo Scrivia non sta più facendo canestro da fuori. Era stato il fattore del primo quarto. Adesso partita equilibratissima. Baroncini. Palla dentro per Cerè. Fallo di Cocuzza nel tentativo di prendere posizione. E mentre rinuncia al time out coach Gatti. Quarto fallo di Cocuzza. Rimessa dal fondo in arrivo per Pontevecchio, se ne incarica Corradini, riceve Giuliani, si arresta e tira, sbaglia ancora Giuliani, l'ultimo tocco di Cerè. Altra opportunità di accorciare fallita dal peperoncino, 42 a 38, 5 minuti e 20 secondi alla fine del quarto quarto. Cocuzza, ancora avventura in palleggio, Fossati cerca la palla dentro, ben letta da Cerè, apertura per Giuliani, Fossati mette una pezza a questo lancio lungo, non era una gran scelta questa di Giuliani, ma è anche un pizzico di fortuna per Pontevecchio, è pronta a rientrare Buzzi sul parquet al posto di Fossati. Giuliani consegna a Cerè, pick and roll giocato tra le due giocatrici, Cerè per Springer, extra pass di Giuliani per Corradini che rinuncia alla tripla, Baroncini
ci pensa su, poi Giuliani si prende il tiro da tre punti, primo ferro. Giuliani oggi litiga e non poco col ferro. Buzzi, palla rubata da Cere che può involarsi fino in fondo, rallenta il numero 12, passo e tiro, si appoggia alla tabella ma sbaglia la capitana di Pontevecchio. Ne arrivo due cambi intanto tra le fila Granata. Buzzi per Tibaldi, tiro dal mezzo angolo è a segno con molta fortuna. Time out richiesto da coach Gatti, si invola sul più 6. Sei, sì. Castelnuovo Scrivia che con 4 minuti e 13 secondi da giocare. È vero. Parziale di 2-1 in questo quarto. Unico canestro dal campo arrivato in questo momento da parte di Tibaldi. E Cerè ha segnato un tiro libero per... No, Springer ha segnato un tiro libero per Pontevecchio. Quindi polveri più che bagnate alla gara in questo ultimo periodo. Rimessa dal fondo nella metà campo di difensiva per Pontevecchio, che è in campo con Macor, Baroncini, Cerè, Manganelli e Corradini. Manganelli porta un blocco sulla palla proprio per Baroncini, Corradini per Cerè, non trova spazi la numero 12. Manganelli si prende la tripla, sbaglia. Macor lotta a rimbalzo, però tocca per ultima. Possesso per Castelnuovo Scrivia. Cocuzza a portare su palla. Fossati perde la maniglia, mette un piede fuori. Calo di concentrazione di Fossati che vale una palla persa. Poteva anche un'altra possibilità di riportarsi a un possesso di distanza in caso di tripla segnata. Macor per Cerè, palleggio della numero 12 che trova lo scarico per Corradini, si alza da tre punti la numero 19, ancora niente da fare per Peperoncino, mette un piede fuori Macor e quindi il possesso sarà per l'Autosped. Tre minuti e 15 secondi alla fine della partita. Cocuzza si prende la linea di fondo, scarico per Fossati e temporeggia palla in mano. Tibaldi batte con la partenza reverse la sua avversaria, tripla di Giulia Melucci, tripla pesantissima e poi erroraccio di Manganelli con recupero e canestro di Tibaldi. E 10 secondi di follia valgono un parzialino di 5-0 per Castelnuovo Scrivia, 49-38, si riporta sul più 11 la squadra di coach Balduzzi. Va fino in fondo Cerè, lotta fino alla fine la capitana, 49-40, 2 minuti e mezzo alla fine dell'incontro.
Adesso il cronometro è un fattore importante. E per ora gioca a favore dell'Autosped Castelnuovo Scrivia. Infrazione di passi in questa partenza in palleggio di Cocuzza. Doppio cambio per Peperoncino Basket. Fuori Baroncini e fuori Corradini. Al loro posto dentro Springer e Giuliani. Time out richiesto da coach Balduzzi. Aggiorniamo i tabellini per Castelnuovo Scrivia. Tibaldi è salita a quota 13 punti, Giulia Melucci a quota 5, Alessia Melucci a quota 8, Cocuzza a quota 8 anche lei, 2 punti per Roggero, 4 punti per Canepa, 3 punti per Buzzi e 6 punti per Catto. Mentre per Peperoncino Pontevecchio 3 punti per Maccor, 2 punti per Zambonelli, 14 per Cerè, 15 punti per Springer, 7 punti per 7 punti per Corradini, 9 punti per Manganelli. Penso che l'avessi visto dall'inizio. Era piena. Di nuovo in campo le due squadre. Giuliani per Maccor. Fasi cruciali queste della partita per la rimonta di Pontevecchio. Chiude il palleggio Maccor. Trova Cerè. Va fino in fondo la numero 12 che sbaglia il layup. Il basso difensivo a opera di Giulia Melucci. Fossati. Cocuzza getta via il pallone. Coach Balduzzi è furibondo. Deve giocare col cronometro in questo momento Castelnuovo Scrivia. Manganelli per Springer per Giuliani. Consegnato ancora per Springer. Attacca con la mano destra. Maccor per Cerè. Temporeggia ancora Pontevecchio in attacco. Springer, il tuffo di Tibaldi, vale una palla recuperata di importanza capitale ai fini del risultato di questa gara. Tibaldi trova Cocuzza, attacca la numero 16, Fossati, 7 secondi per tirare per Castelnuovo. Alessia Melucci tenta e trova un tiraccio che non va a segno. 1 minuto e 12 da giocare, serve un tiro veloce adesso a Pontevecchio. Situazione comunque difficilissima per Peperoncino. Sotto di 9 a 1 minuto dalla fine. Infrazione di piede. Rimessa laterale per le ragazze in maglia granata. Palla recuperata da Castelnuovo Scrivia. Fossati, Tibaldi, ora rallenta giustamente il ritmo Castelnuovo Scrivia. Giuliani recupera palla ai danni di Tibaldi, viene stoppata però dalla numero 9, sera taccia per Giuliani in questa partita. Alessia Melucci per Giulia Melucci, può attaccare al limite dei 24 Castelnuovo Scrivia. Fossati si alza da 2 punti, sbaglia il tiro, rimbalzo offensivo di Tibaldi che con questo canestro chiude
praticamente la gara ufficialmente, 51-40. Ultimo tentativo per Pontevecchio, con 7 secondi Cerè prova ad attaccare. Manganelli si alza da 3 punti, il suo tiro è fuori bersaglio. Finisce così anche la seconda partita del girone D, l'under 15 femminili, delle finali nazionali under 15 femminili, di scena qui a Pordenone. Ha vinto l'Autosped Castelnuovo Scrivia per 51-40 contro contro la Libertas Peperoncino Basket Pontevecchio. Dunque il quadro delle partite di domani verrà completato in questo modo: alle ore 18 Bergamo contro Peperoncino Basket e alle ore 20 Castelnuovo Scrivia contro Stella Azzurra Roma. Le altre partite per il girone maschile saranno Varese Roburet Fides contro Scaligera Verona alle ore 14, mentre alle ore 16 giocherà Latina contro Etrusco Basket. Statistiche al volo per chiudere la cronaca: 15 punti per Tibaldi, 6 per Catto, 3 punti per Buzzi, 4 punti per Canepa, 2 punti per Ruggero, 8 punti per Cocuzza, 8 punti per Alessia Melucci, 5 punti per Giulia Melucci. Per Pontevecchio 3 punti per Macor, 2 punti per Zambonelli, 14 punti per Cerè, 5 punti per Springer, 7 punti per Corradini, 9 punti per Manganelli. E con queste statistiche io vi ringrazio di averci seguito. Seguiteci anche domani sul canale YouTube del Italbasket. E con l'ennesimo ringraziamento per averci seguito chiudiamo la trasmissione e vi auguriamo una buona serata.